Per me il neorealismo è un po' come uno scrigno prezioso a disposizione degli autori anche di oggi e del futuro, al quale attingere a piene mani ogni volta che serve. Una tradizione ricca, importante, che non deve mai costituire un peso, anzi soltanto un'opportunità. E noi che facciamo questo mestiere oggi ripartiamo da lì perché soprattutto raccogliamo l'eredità di uno sguardo attento alla realtà, a tutto quello che succede e che rappresenta un po' il fondamento della nostra fantasia. Ma all'epoca sicuramente l'elemento moderno era proprio la rottura dell'idillio dello schermo cinematografico, la capacità di riportare sullo schermo invece lo sporco e la puzza della vita, che è qualcosa che all'epoca era estremamente moderno, oggi è necessario. Non credo che ci debba essere rispetto all'utilizzo di attori non professionisti un dogma in un senso o nell'altro. Il cinema utilizza tutte le armi a propria disposizione, quindi gli attori professionisti, gli attori di fama, gli attori sconosciuti e anche semplicemente degli esseri umani straordinari che soltanto per questo motivo sono interessanti da mettere sullo schermo. Il momento è molto confuso, però anche per questo molto pregno di possibilità. Cioè, viviamo una sorta di rivoluzione del mercato, soprattutto distributivo del cinema nel mondo e in Italia. E questa è un'opportunità. È ovvio che il cinema non è soltanto un'arte, ma è anche un artigianato che deve raggiungere il pubblico, dati gli alti costi di produzione che ha. Però per quanto riguarda noi che siamo autori, la libertà è un presupposto fondamentale. Credo che poi se chi svolge il mestiere invece di posizionare questi nostri racconti, se riesce a lasciarci liberi, poi si troverà anche meglio, potrà anche sfruttare meglio le possibilità di mercato che questi racconti danno. Brutto, sporco e cattivo.